Amici in 3 minuti, oggi mi trovo in compagnia dell'onorevole Giovanni Lavia, parlamentare europeo. Parliamo appunto dell'Europa oggi. Alcuni, diciamo, stati vogliono comunque uscire dall'Europa, quindi Europa sì, Europa no. Come la mettiamo? Probabilmente abbiamo bisogno di un'Europa diversa, di un'Europa che sia più solidale, che sia più attenta a chi è rimasto indietro, di un'Europa che non sia esclusivamente interesse delle grandi imprese e dei paesi più forti, di un'Europa che rispetto al passato si comporti in modo diverso su alcuni temi che oggi sono temi caldi: l'immigrazione, il tema della solidarietà a chi è rimasto indietro. Il tema soprattutto delle grandi politiche che ancora non ci sono. Sino adesso l'Europa è stata politica agricola, un minimo di politica di coesione, ma non ha avuto le altre politiche. Abbiamo bisogno di più politiche in comune, ma questo non si può fare con quello che l'Europa oggi ha a disposizione. Quindi io sono dell'avviso che l'Europa debba cambiare pelle, ci debba essere una Europa più unita, più forte, con un bilancio anche più solido. Pensate solo che l'Europa oggi ha un bilancio da 130 miliardi di euro, mentre invece lo Stato italiano spende 880 per far funzionare la macchina pubblica, per cui più Europa e più politiche in comune, perché più politiche in comune ci renderanno più forti rispetto alle grandi potenze internazionali, ma ci daranno anche un futuro diverso e migliore per tutti i popoli in Europa. Con l'avvento dell'euro, secondo lei, insomma, si è andata avanti o l'Europa è andata indietro? L'idea era giusta, l'applicazione è stata sbagliata. L'idea era giusta perché una moneta unica ci consente di girare di paese in paese, senza dover fare un cambio di monete. Ci consente una facilità di spostamento, ma di commercio. Ha facilitato il mercato unico. Dall'altro lato è stata sbagliata l'applicazione perché il rapporto di cambio delle monete è stato sbagliato. Il rapporto di cambio di un euro a 1936 lire è stato un rapporto sfavorevole per noi, altri paesi hanno avuto rapporti migliori. L'Italia cosa dovrebbe fare per uscire dalla crisi? Beh, l'Italia deve guardare al futuro, ha bisogno di una politica economica diversa che riduca l'imposizione fiscale, che favorisca la ripresa economica delle imprese, perché nelle imprese si fa occupazione e oggi abbiamo bisogno di rafforzare l'occupazione nel nostro paese. La percentuale di disoccupati è troppo alta e per dare serenità e fiducia nel futuro agli italiani abbiamo bisogno di rilanciare l'economia e rilanciare l'occupazione.